Per garantire un corretto raffreddamento della macchina e un corretto funzionamento è importante tenere pulito il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria è questa cornice nera che gira attorno alla macchina e va pulito regolarmente. Ci si accorge quando è da pulire perché inizia a diventare leggermente bianca la superficie esterna. Vediamo come smontarlo, lavarlo e riassemblarlo. Allora, innanzitutto si spegne la macchina. Bisogna essere sicuri di avere pulito e rimosso tutta la resina dalla stampante e la si corica su un lato. Per rimuovere il filtro è molto semplice, è sufficiente tirarlo e lavarlo sotto acqua tiepida e detersivo neutro. Va asciugato con aria compressa oppure lasciato al sole qualche ora. La reinstallazione è altrettanto semplice, bisogna allineare i fori che ci sono sugli angoli con i relativi pioli che ci sono sul fondo della macchina. Quindi lo si riassembla in questo modo e si va a riposizionare. Una volta riposizionato il filtro sotto la macchina, è sufficiente raddrizzare e riaccendere la stampante. Mediamente va lavato ogni 2-6 mesi in base alle ore di utilizzo giornaliere e alle condizioni della polvere dell'ambiente di lavoro.